Allora, adesso abbiamo esattamente 20 minuti. E quanti? 7? 7. No, il regolamento non può contingentarlo. Deve decidere la momento dei capigruppo. No, è già scritto qua, c'è scritto la città. Articolo 10. Il modo per farvi parlare tutti, se no parlano solo i primi. Decidete, preferite che parlino solo i primi o che si definisca che tutti possano parlare un po'? Io preferisco che siete in 7 e parlate 3 minuti a testa e non 1-10 e l'altro 0, per cui 3 minuti a testa, prego. Natale. Grazie Presidente, intanto silenzio. Presento un'interrogazione che è la ripetizione di un'interrogazione che avevo già presentato il 3 novembre scorso e poi l'avevo ripresentata anche il 15 dicembre, ma per una illeggibilità della mia interrogazione non è stata, è stata documentata a audio, ma non è stata trascritta poi in, in chiaro, per cui la ripresento oggi. E riguarda lo spostamento dell'edicola di Piazza Risorgimento. Era stata assegnata all'edicolante uno dei gazebi che si trovano una delle, sul lato della piazza come assegnazione definitiva, ma questo passaggio non è mai stato realizzato, anzi ci sono stati dei momenti, ci sono stati anche degli inviti piuttosto pressanti, ma poi non mai portati a termine, di costringere l'edicolante a spostarsi altrove a spese sue. L'avvocatura comunale ha confermato la proprietà del chiosco assegnato al titolare dell'edicola. È stato chiesto sia Valtorta, l'ingegner Valtorta, che l'ingegner Barbara hanno confermato il rapporto che era stato attivato tra il comune e il signor Menozzi, cioè l'edicolante, per questo trasferimento. Dopo la mia prima interrogazione, quando mi è arrivata la risposta, una risposta che già contemplava una risposta da parte dell'ingegner Barbara, il quale comunicava che entro il 15 ottobre ci sarebbe, con diffida da adempiere e costituzione in mora, ci sarebbe stato un incontro con la cooperativa per risolvere il problema. Dopo dal 15 ottobre ad oggi non sappiamo se questo incontro c'è stato e quali sono stati i risultati. Lei ci aveva una volta raccomandato di non insistere, di non ripetere e sollecitare diciamo i manovratori, ma mi sembra opportuno in questo caso proprio dare una sollecitazione a chi manovra queste operazioni affinché le porti a termine, non le mantenga in, così, in questa nebulosità che oggi stiamo condividendo. Per cui presento questa interrogazione con la speranza che vada a bordo questa volta. Senz'altro. Prego ancora. Grazie, signor Presidente. Allora, prima cosa, volevo dire al Presidente che... Ecco, le comunico che io non risponderò più a due appelli, perché la convocazione è alle 18.30 del Consiglio di Zona. Se la maggioranza non è presente, il Consiglio di Zona non parte come non è mai partito, è assurdo che una maggioranza convocata, il Consiglio convocato alle 18.30 non possa mai partire. Ed quando è partito soltanto quando l'opposizione ha risposto all'appello. Quindi a un appello risponderò, o il primo o il secondo, se sarò qua alle 18.30 risponderò alle 18.30.
tanto per essere chiari, perché se non siete capaci di governare, se non siete capaci di far venire qui la gente, quando lei ha convocato e l'ufficio di capigruppo ha convocato il consiglio di zona, andate a fare un altro mestiere che vi viene meglio. La seconda cosa, io vorrei ringraziare il consigliere Andrea Lazzarotti, perché mi ha portato in un corpo, in una frase, più giovane di 38 anni. 38 anni fa, avevo 14 anni, 15 anni, era abbastanza comune che uno mi apostrofasse con zoppo di merda. Allora, vede, è comune, succedeva, poteva succedere. Dopo il mio intervento in commissione, in cui spiegavo come era lo sfruttamento extracomunitario da chi è stato fatto, soprattutto delle etnie alle quali appartengono, voce del verbo, nei bar cinesi, gestiti dai cinesi, lavorano soprattutto i cinesi, e la maggior parte, per non dire tutti, sono senza libri, senza regole e quant'altro. Le aziende e imprese edilizie gestite dagli egiziani sono composte soprattutto dagli egiziani, non c'è mai un italiano, e quindi se c'è sfruttamento da debitare all'etnia, voglio dire egiziana, quanto cinese, eccetera, e che questi non si possono neanche ribellare, per tutta risposta l'ineffabile consigliere Lazzarotti mi ha dato dello gioco di merda. Allora io mi chiedo com'è che quando io dico che il consigliere Papale è un incapace è un insulto, com'è che quando il consigliere Boari dice vi ho dato l'imbeccata è un insulto, se si è detto non insultare, com'è quando uno dice gioco di merda non è un insulto? Vede, signor Presidente, signor Consiglieri, io non mi offendo perché non mi ha offeso. Di fatto sono zoppo, ha detto una realtà di merda, va bene, discutiamone. Magari sta guardando lo specchio, non so. Comunque, come dicono i latini, quod licet Giove, non licet Bovi, non mi va bene. Perché se una persona può insultare, per me, ribadisco, non è un insulto, ma nella sua intenzione sì. Quindi con l'intenzione di insultare lo può fare impunemente, allora non si capisce come quando dico che Papale è un incapace, io dico che la consigliera Naso è un incapace, quando dico che il consigliere Muzio si è addormentato in consiglio e ha russato per mezz'ora, un'ora, io insulto, zoppo di merda, in questo consiglio non è un insulto. Io ringrazio il modo bipartisan che avete di vedere le cose. Grazie ancora. Posso garantire, questo lo evidenzieremo dopo che approveremo senz'altro il regolamento, che nessuno in questo consiglio potrà mai più insultare nessuno, nel senso che io l'avviserò, quello avverrà l'espulsione dal consiglio, primo che per tutti, chi insulterà verrà espulso dal consiglio. Bene, lo valuterò io. Prego, re. Volevo la risposta alla mail che ho mandato due giorni fa in merito alla commissione per il wifi. Volevo sapere qual era il presidente che si occuperà della questione, quando è fissata la data, e magari sapere le risposte, perché alla capigruppo non è stata nominata nessuna delibera che tratterà di questo argomento. Siccome il progetto dovrebbe essere fatto entro metà febbraio, vorrei avere un'idea più o meno del tempo, ma soprattutto del Presidente della Commissione che si occuperà del problema, in modo da rivolgere a lui questioni tecniche che magari sono state sollevate. E poi avviso che non presenterò mozioni e non presenterò interrogazioni, perché se non ci le telecamere stasera non ho intenzione di fare la showgirl e sarò accusata di mandare avanti i lavori di questo consiglio. Prego, Boani. Grazie Presidente. Io presento, insieme al consigliere Cagnolati, la lettura io, l'interrogazione, e chiedo per cortesia, se possibile, la sua massima attenzione e quella del Presidente della Commissione Ambiente e Viabilità. Allora, titolo è Realizzazione nuovi sottoambiti di sosta in zona 3. Premesso che il 28 gennaio 2012 usciva sul Corriere della Sera un articolo dal titolo
si allarga la sosta a pagamento, che allego, in cui vengono illustrate caratteristiche tempistiche di realizzazione di 5 nuovi sottoambiti di sosta. Si parla di interventi nelle zone ben servite dalle stazioni di metropolitana. Gli ultimi interventi descritti, quelli delle zone di Abbiategrasso e Bisceglie, saranno realizzati dopo l'estate. Considerato che nell'articolo si fa esplicito riferimento al presidente della zona 5 e al suo fondamentale interessamento per far sì che siano fin da subito realizzati sottoambiti nel suo territorio, considerato inoltre che il 28 luglio 2011, quindi diciamo un po' di tempo fa, uno dei due firmatari della presente interrogazione, cioè io, presentava in consiglio di zona una mozione urgente dal titolo richiesta realizzazione sosta regolamentata in via Pacini, di cui veniva bocciata l'urgenza e la cui trattazione avveniva in occasione della seduta del 24 ottobre 2011, quindi dopo 3 mesi, con conseguente bocciatura perché ritenuta dal Presidente della Commissione Ambiente e Viabilità prematura rispetto ad una discussione più ampia dell'argomento relativo alla sosta regolamentata. Considerato infine che la maggioranza in data 26 gennaio 2012 bocciava la richiesta di urgenza relativa alla mozione sollecito completamento realizzazione sotto ambiti di sosta zonale, in attesa delle direttive dell'amministrazione centrale, si chiede ai soggetti di indirizzo che sono sindaco, assessore all'ambiente e mobilità Maran e anche per conoscenza, se vorrà rispondere, anche il presidente del consiglio di zona 3, si chiede 3 cose, se l'assessore Maran si sia confrontato con il presidente del consiglio di zona 3 e se quest'ultimo gli abbia ricordato le priorità della zona 3 relativamente alla realizzazione dei sottoambiti di sosta con particolare riferimento a quello comprendente Piazza Piola e via Facini. 2. Quando saranno realizzati i sottoambiti di sosta relativi al territorio della zona 3? 3. Se e quando l'amministrazione intenda coinvolgere il consiglio di zona 3 su questo argomento. Perché mi permetta, Presidente, visto che sono stato ovviamente sotto, mancano ancora 20 secondi, voi per mesi avete ignorato questo problema dicendo che tanto non era urgente, ma qualcuno sopra le vostre teste ha già fatto la decisione e ha deciso a scapito della zona 3. Grazie, Borari, prego Bissolati. Sì, grazie, buonasera Presidente, buonasera a tutti i colleghi. Ma io vorrei ritornare un attimo ancora velocemente sulle celebrazioni del giorno della memoria, perché dico la verità, il mancato omaggio che questo consiglio di zona ha avuto verso questa importante data mi ha molto interrogato e non riuscivo a capire come mai non si era trovato il modo di adeguatamente ricordare quella data. Anche perché, se non ho capito male, c'erano delle iniziative che potevano essere portate all'attenzione di commissioni piuttosto che del Consiglio. Una è stata poi portata in maniera privata, diciamo così, dall'ANPI, tutti l'abbiamo ascoltata e pensavo che fosse passata anche all'attenzione del consigliere Papale come Commissione Cultura piuttosto che del Presidente del Consiglio di Zona e mi domandavo come mai questa iniziativa non fosse stata presa, visto che poi è stato dato spazio. Va bene, ok, è vero, ci si era un po' dimenticati della Shoah, quindi di milioni di persone che sono morte, va bene, sarà per un'altra volta, però almeno questo parlava di deportati politici che sono fra le persone che vanno ricordate e va bene. E mi arrovellavo la mente. Poi ho capito perché le persone che ho sopra citato non hanno avuto intenzione di portarle in commissione e farle proprio come consiglio di zona. Ma perché ho visto che l'iniziativa dei famosi e sfortunatissimi concittadini che sono stati deportati che degli innocenti, l'iniziativa è presentata qua in consiglio di zona in maniera privata dall'ANPI, è un'iniziativa che era già stata presentata nel 2007. Questo lo si può dedurre dal volantino che hanno messo sul tavolo e che parlava di famosi 40 che deportati. Ora, io apprezzo la delicatezza e l'attenzione che hanno avuto i nostri presidenti nel far modo che il Consiglio di zona non facesse proprio un'iniziativa che sembrava pensata appositamente, perché secondo me fa parte di un percorso che ogni anno deve dare nuove tematiche, non farsi carico di una cosa che era una minestra bollita. Mi spiace per l'argomento, mi spiace per l'importanza. Ringrazio la sensibilità dei due presidenti di aver fatto di non aver fatto nostra un'iniziativa che sicuramente avrebbe fatto molto discutere, perché era stata riportata addirittura in data 10 giugno per il CIPO e quindi nulla che aveva a che fare anche nell'intenzione
iniziale dell'ente che aveva presentato questa iniziativa rispetto al giorno della memoria. Diciamo che aver scoperto questa data sicuramente mi fa rivalutare sia il presidente Papale che il presidente del consiglio di zona sul fatto che questa zona, ritorno a dire, non ha fatto nulla comunque per il giorno della memoria. Grazie. Grazie, Missorati, prego Viola. Sì, grazie presidente. Il mio sarà un intervento flash, solo una comunicazione. Per conto del consigliere Di Vittorio ritiro le mozioni numero 32, 33 e 36. Ripeto, per conto del consigliere Di Vittorio ritiro la mozione 32, 33 e 36. Perché erano del pacchetto funzionistico della parcheggi e la nostra volontà è che si snelliscano i lavori. Grazie. 4 minuti mancano, per cui un minuto a testa, siete in 4. Prego, Mariani. Grazie, rilevo che siamo stati accusati per mesi di non avere idee chiare sui parcheggi. Su Interrati dico che questa opposizione non ha neanche le idee chiare sul parcheggio ad ASO, visto che noi attendevamo con estremo piacere di poter discutere la mozione di Vittorio che vuole eliminare i parcheggi sotto i viali alberati. Avremmo voluto vedere con piacere come questa opposizione, con mancanza di idee ma solo con verve ostruzionistica, avrebbe concordato questi due pareri così distanti. Ne prendiamo atto, comunque rassicuro questa opposizione che ha tolto questa sua mozione, che invece l'argomento lo affronteremo comunque nella prima commissione territorio utile, una volta raccolti tutti gli elementi per poter riaffrontare l'argomento. Grazie, sacerdoti, un minuto. Io volevo intervenire semplicemente sulla mozione di Natale. Anch'io sono in contatto da anni con l'edicolante e ho sempre sostenuto la sua posizione, che ha il suo buon diritto di entrare nell'edicola predisposta sopra il parcheggio. Ne ho parlato con l'ingegner Barbara durante il sopralluogo in Rio de Janeiro, mi hanno detto che è in corso una trattativa con l'ingegner Villoresi di tutta una serie di parcheggi e di situazioni all'interno della quale c'è anche questa. Comunque ha fatto benissimo a fare l'interrogazione, perché almeno questi si hanno una svegliata e si muovono, perché da anni non c'è solo questa edicola ma anche quella del fioraio che doveva andare a sinistra e bloccare. Grazie, sacerdoti, prego Lazzarotti. Sì, grazie presidente. Io voglio intervenire per fatto personale sulle dichiarazioni in comunicazione del consigliere Ancona. Visto che non ha avuto neanche il buon cuore di accettare le mie scuse che le ho fatto oggi via telefono, e più volte lei mi ha chiamato bambino, benissimo, allora le ho scritto una letterina e gliela leggo. Durante la seduta della Commissione Lavoro e Attività Produttive dell'1-2-2012, il consigliere Ancona si è rivolto a me con arroganza e prepotenza nel corso di un suo intervento, gridandomi più volte bambino, bambino, bambino. In seguito a questi appellativi immotivati, mi sono limitato a rispondere utilizzando lo stesso tono con l'aggettivo zoppo, non di merda, caro consigliere Ancona, constatando semplicemente un'oggettività. Non mi sono mai rivolto al consigliere Ancona in altri termini, in quanto sono abituato a fare politica con la P maiuscola e non è mia consuetudine lanciare insulti o appellativi di altro genere. Purtroppo però non è così per parte dell'opposizione, soprattutto del consigliere Ancona. Negli ultimi mesi la mia casella di posta elettronica è stata riempita di insulti e di locuzioni volgari da parte di questo consigliere del tipo non rompere i coglioni, incapace, eccetera eccetera. Tralascio qui tutte le affermazioni e gli insulti sessisti, aggiungerei anche omofobi, che sono stati rivolti alle colleghe consigliere di maggioranza, le quali hanno tutto il mio appoggio e sostegno morale di fronte a una manifestazione di vigliaccherie. Queste sì, da bambini dell'asilo. Va bene, abbiamo finito un minuto. Posso continuare, presidente? Mi dà un minuto per finire.
scavalchiamo la mezz'ora. A quel minuto, chiedo un minuto, Presidente. A questo punto, Presidente, è un intervento personale. La mezz'ora è finita, Lazzarotti. Non possiamo più continuare. Adesso deve essere rigidi. Mezz'ora è finita. Prego. Pardon? Ancona? Arcola? Basciano? Benvenuto? Bissolati? Buari? Bosi? Cagnolati? Casati? Carti? Cosenza? De Luca, Di Vittorio, Di Vittorio, Finice, Fiorini, Fossati, Lazzarotti, Lori, Mariani, Migliarese, Monzio, Morosi, Mussi, Muzio, Naso, Natale, Papale, Pilati, Re, Rosco, Rositano, Rossin, Rovelli, Sacerdoti, Sacristani, Santoro, Scarinzi, Sigel, Barrella, Viola, Zerbinati. Sono presenti 26 consiglieri. Grazie. Allora mozione urgenti. 27. 27, prego Santoro. Silenzio per favore, sta parlando un consigliere, grazie. Chiedo i 3 minuti, Presidente. Io devo presentare una mozione urgente. Prego. Ma 3 minuti. Sì. Io non ho detto 3 minuti. Ho detto di stare zitti. A me, che deve fare riqualificazione e mozione urgente. 26 conferma. Ma insomma, se ha fatto i conti la signora, vieni poi con adesso dai. Quando è signora, siamo. Tutti hanno dato la conferma, sono alcuni sì, alcuni no. Per cui avanti. Prego, Santoro, tutti 3 minuti. Alcuni non si sono presentati, però non è un problema. Avanti Santoro. Presento. Prego. Una mozione urgente a firma del consigliere Santoro, che passare io, e a firma del consigliere Viola, dal titolo Riqualificazione del tunnel di Lambrate. C'è un preso atto, un considerato che riportano dei fatti, in particolare considerato che alcuni consiglieri della maggioranza di zona 3, in un'interrogazione presentata durante la seduta del Consiglio del 24 novembre 2011, hanno definito quel tunnel un'area abbandonata da tempo a degrado più indecente. E visto che il tunnel è stato solo in parte verniciato di bianco, su indicazione dell'assessorato competente, si chiede all'amministrazione di attivarsi di comune accordo con la rete ferroviaria italiana per riqualificare il tunnel. E qui ho proposto una serie di soluzioni che sono ritinteggiatura delle pareti, se è possibile una sostanza protettiva antiscritte, il posizionamento di asfalto antismog con relativi luci a raggi ultravioletti. Si chiede inoltre di intervenire per la messa in sicurezza del passaggio pedonale, potenziando anche l'illuminazione del tunnel per una maggiore sicurezza. E poi volevo dire alla consigliera Fossati, volevo leggere una frase. No, solo le mozioni urgenti, mi dispiace. È una mozione urgente. È una mozione, sta presentando un'altra mozione urgente? Sì.
due mozioni urgenti. È incredibile quante cose si trovano mentre cerchi qualcos'altro. Una frase presa qua su Perugino, però mi scusi, mi sono sbagliato, non era una mozione urgente. Allora se non è urgente, prego sacerdote. Non l'ho capito. Sacerdote, prego. Non c'è. Allora, devo annullarli? Cosenza deve intervenire? Allora, c'è. Prego. Per fatto personale, per l'intervento del consigliere Mariani, quando ha detto l'opposizione non ha idea di quel che vuole, ecco, per cui una puntualizzazione, invito il consigliere Mariani a fare nomi e cognomi e non a generalizzare così, dicendo l'opposizione. Grazie. Siamo solo sulle emozioni urgenti adesso, eh? Buona. Grazie Presidente, sì, lo so che siamo solo emozioni urgenti. Allora, io presento una mozione urgente indirizzata al sindaco Giuliano Pisapia, all'assessore alla sicurezza Marco Granelli, all'assessore De Manio Lucia Castellano e al presidente del Consiglio di Zona 3, Renato Sacristani, che so essere particolarmente tra l'altro interessato al tema. Titolo: mozione di Gianluca Boari, verifica delle condizioni di sicurezza nell'area comunale abusivamente occupata di via Valvassori per ogni 10. Premessa: dal mese di maggio 2011 l'area di proprietà comunale, ex sede di un ufficio del settore Parchi e Giardini, sita in via Valvassori per ogni 10, è abusivamente occupata, secondo quanto dichiarato dal comando di polizia locale di zona 3, tramite nota ufficiale del 3 gennaio 2012, l'area è abitata da 12 persone e da 4 cani. Nei fini settimana vengono organizzati dei rave parties, come denunciano da mesi cittadini residenti nei palazzi antichi e come conferma lo stesso comando di polizia locale. Considerato che in occasione di queste feste a base di alcol, secondo quanto dichiarato dal comando di polizia locale, partecipano centinaia di giovani, considerato inoltre che nessuno sgombro è avvenuto ad oggi, nonostante le richieste di questo consiglio di zona, e della credibilità di questo consiglio di zona aggiungo, pertanto la responsabilità politica di eventuali incidenti dovuti alla carenza o assenza di minimi requisiti di sicurezza ricadrebbe su chi ha potestà di chiedere alle forze dell'ordine lo sgombero dell'area. Si richiede, per quanto sopra esposto, al sindaco di verificare tramite i settori competenti se tale area presenta requisiti di sicurezza che la legge impone ai locali di pubblico spettacolo, sale da ballo, discoteche, tra i quali il certificato di prevenzione incendi che deve rilasciare il comando provinciale di vigile del fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone. Perché, Presidente, vede, se questa amministrazione intende lasciare così le cose come stanno, almeno lo mette in sicurezza questo posto, decida che diventa una discoteca, magari una discoteca progressista, non lo so, vedete voi. Progressista perché? Ancora, prego. Grazie signor Presidente, per fatto personale. Allora, anch'io come la consigliera Cosenza ribadisco che le mozioni che noi abbiamo presentato quella serata lì erano per la maggior parte, per tutte le mozioni, di fatto per tutte, delle mozioni importanti, anche quella che diceva che in bagno, il bagno era soprattutto quelli handicappati, era attrezzato con il carrello che tuttora risiede lì, quindi Presidente, vede, io ho ritirato la mozione, l'ho invitata comunque a far fare un controllo, di fatto quel bagno lì non è a norme perché il carrello delle pulizie non può rimanere in bagno, eccetera eccetera eccetera, compreso questo. E ricordo al consigliere Mariani che andava bene finché diceva di essere giustamente un tecnico, e io lo apprezzo molto come presidente di commissione, e forse sono stato l'unico dell'opposizione, o magari il primo, bisogna apprezzarlo, ma quando si vuole atteggiare da politico o da fotografo, evidentemente, mi consenta consigliere Mariani, non la stimo molto. In ogni caso, tanto è vero quel che sto dicendo per le mozioni, che c'è la mozione sul CERFAP, che non era quindi un pretesto, e c'è anche la mozione sulle sale gioco, che abbiamo poi accettato di discutere in commissione. Quindi io respingo questa cosa qua, di aver sui parcheggi poi non ne parliamo, è una ferita aperta nella zona 3 e noi l'abbiamo affrontata, noi e altri. Quindi, consigliere Mariani. Qual è il fatto personale? Concluda ancora. Se mi piace concludere va bene. Il
Silenzio tutti, prego. Allora, concluda. Quindi che non concluda, non è finito il mio tempo, non è possibile. Allora, il fatto personale è che non accetto che mi si dica che io personalmente o il mio gruppo fa delle mozioni. Ma lei non è stato citato però. No, no, siamo stati citati l'opposizione. L'opposizione, allora ha fatto collettivo, non è personale. Qua, no, no, allora no, si chiama fatto come collettivo. Lei, come lei ha dato la parola e non ha eccepito sulla consigliera Cosenza, lei deve dare la parola, è costretta la parola a tutti quelli che hanno dato una mozione. Lei il regolamento si deve studiare a memoria, lo stiamo cambiando. Lo stiamo... Silenzio, prego, con una conclusa. Silenzio, silenzio. Allora, prego. Che deve occupare il tempo, signor Presidente? Vede, signor Presidente, noi il regolamento lo stiamo cambiando e rendendo più comprensibile, così anche lei può imparare la memoria come l'ho imparato io. E anche, sarà anche la sua portata, grazie. Prego Mariani. Mozione urgente stiamo parlando, eh? No, per favore. Bene, andiamo, finalmente iniziamo il consiglio. Ratifica verbali. Allora, abbiamo due mozioni urgenti. La prima presentata da Viola Santoro sulla riqualificazione del tunnel di Lambrate. Se c'è qualcuno deve intervenire, prego ancora. Guardi, questa mozione è molto importante e invito la maggioranza a votarla e magari quando poi sarà messa all'ultimo punto dell'ordine del giorno come... ma, cioè che poi il regolamento non è cambiato, no? Non è cambiato, cambierà per i presupposti che ho detto prima, ma mi auguro che la prossima volta si possa metterla in testa le mozioni, per quello che pone il consigliere Santoro è una questione molto, ma molto, ma molto urgente, per cui la invito, signor Presidente, a dire alla sua maggioranza di votare, semaforo verde, votare questa roba qui, perché sulla sicurezza non si scherza, arriveranno i cittadini poi. Grazie. Che sicurezza? Va bene. È la riqualificazione del tunnel. Allora, messo in sicurezza. Prego, votazione. Allora, io me l'ho tolto, ma non l'avevo visto. Prego, Bissolè. No, allora, questo è una mozione che secondo, riprendo quanto detto ancora, cioè, è sicuramente un argomento che non possiamo tenere, come dire, sotto lo zerbino. Cioè, è un problema, cerchiamo di affrontarlo, chiediamo alla maggioranza, come dire, avere la trasparenza e la dignità culturale di capire che non si può lasciare un sottopasso in quel modo, ormai è stato cancellato quanto era da cancellare, assumo una riga di bianco, cerchiamo di farlo tornare almeno utilizzabile anche da chi ci passa sotto, che sono pedoni e automobilisti. Ci vuole nulla, torna a essere un sottopasso che lo mette in sicurezza almeno di fiabilità e di decoro, facciamolo quanto prima, se no è la fine. Grazie. Grazie Ghisolatti, per cui possiamo passare a votare. Sto chiudendo la votazione. Ormai ho chiuso. Lo aggiungo, Che voto? Favorevole. Allora 10 favorevoli, 20 contrari, un astenuto. Allora, seconda urgenza è la mozione Boari che riguarda le condizioni di sicurezza dell'area comunale abusivamente occupata, Valvasoli Peroni 10. Ancora, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, quest'area è occupata da 9 mesi. Abbiamo fatto aveva presentato già il consigliere Boari una mozione urgente. L'urgenza è stata bocciata perché in realtà lì, secondo qualcuno, non era vero niente. Proprio, cioè nel senso che uno va lì, vede un accampamento di persone, bocciate, eccetera, non esiste. Non esiste. È un'invenzione di Boari, è una sua malattia psicosomatica.
prima cosa, quindi bocciata l'urgenza, abbiamo discussa e il presidente, l'ineffabile presidente, dice ma no, ma la questione è risolta, anzi così è uguale, ritiri pure perché io ho parlato con il comandante della polizia municipale, ho parlato con questo, ha parlato con tutto il mondo, mancava il Papa, il Presidente della Repubblica Americana, ha parlato con tutti. Finalmente dopo 3 settimane delle sue dichiarazioni ancora è occupato allo stesso modo, se non di più. Oltretutto rafforzato dal parere dei vigili urbani che hanno fatto i sopralluoghi e per poco sono stati menati, questo traspare dal rapporto dei vigili urbani della polizia municipale, e quindi a questo punto qua è assolutamente legittimo ripresentare, ovviamente modificando perché nel frattempo infatti le cose sono anche peggiorate, è assolutamente legittimo chiedere che questo, si vota questa mozione, a meno che qualche consigliere non sia amico degli occupanti, allora lo dica, cioè ce lo faccia capire, batta un colpo e dica sì ci sono amico loro, vado a giocare a scopetta con loro. Però non si capisce come su una cosa legittima addirittura non si voti l'urgenza. Poi parleremo anche del contenuto, ma almeno discuterla. Io penso che non ci sarebbe veramente pudore. Io auguro a chi voterà contro l'urgenza che sia occupata a casa sua un domani e che qualcuno li vota contro l'urgenza. Prego Bissolati. Sì, signor Presidente, questa mozione urgente secondo me la richiama a un impegno che lei si era preso, dicendo che la questione la stava governando lei con il Comune, con gli assessori, con le forze dell'ordine, con quanti sono chiamati, e avrebbe dato tempestiva comunicazione. Ora, se non ci fossero queste mozioni urgenti presentate con consigli uguali, se non ci fosse un'opposizione che costantemente, come dice lei, pungola, stimola e tiene alta l'attenzione su questo, calerebbe un silenzio che ti tomba. Ora, non pretendiamo che vengano comunicati ai consiglieri, poveretti loro, segreti, giustamente perché fanno parte di un lavoro che sicuramente è delicato. Ma avere la delicatezza e la responsabilità di tenerci informato, sicuramente questo è un suo impegno. Allora, o non sta capitando nulla, e allora abbiamo anche il coraggio di dire che non se ne sta facendo nulla in comune, o ci sembra veramente strano che nulla si stia muovendo su questo delicatissimo argomento in zona 3. Quindi, signor Presidente, o ha qualcosa da dirci, e allora la invitiamo per l'ennesima volta comunque di darci tempestiva comunicazione, o se no prendiamo atto che non si sta facendo nulla e queste mozioni sono necessarie. Proviamo a smuovere da che in questo modo, quindi è necessario votare l'urgenza. Grazie. Grazie Bissolati. Non c'è nessuno, allora si vota l'urgenza. Si sta votando l'urgenza. Chiudo la votazione. Dieci favorevoli e 20 contrari rispetto all'urgenza. Allora, iniziamo ratifica verbali 20-21-22. Se c'è qualcosa. Allora passiamo alla prima delibera. Commissione Ambiente, prego. Sulla chiusura, Commissione Qualità Ambiente, oggetto chiusura domenicale al traffico Corso Buenos Aires. Prego. No, Monzi. Non è l'ordine, Presidente. Prego, prego. Allora, io vorrei ricordare a questo Consiglio che sull'argomento, e vorrei chiedere anche una verifica agli uffici, se il regolamento consente che sostanzialmente al punto 1 proposta di delibera chiusura domenicale Corso Buenos Aires sia lo stesso oggetto del punto 18 mozione consigliere Gianluca Guari Corso Buenos Aires in misura di famiglia, che chiede le stesse cose, cioè la sperimentazione della pedonalizzazione domenicale, in quanto se andiamo a considerare la data di presentazione, la mozione
che ho citato è stata presentata il 1° dicembre, quindi ampiamente prima che venisse confezionata come compito delle vacanze la proposta di delibera della vostra maggioranza. Quindi io chiedo agli uffici di verificare se è corretto che venga discusso un punto presentato con lo stesso con questa materia presentato successivamente a un altro punto, e qualora non lo sia, se si può, qualora ci si, il regolamento non sia, sia comunque rispettato, chiedo che i due punti vengano discussi insieme. Discutiamo, non c'è problema. Apriamo questa delibera e lei può. Il regolamento chiederemo. Verificheremo se, però io penso di sì, francamente. Comunque non c'è nessun problema perché si discuta il tema assieme. Prego Monzi. Insieme. No, partendo dalla delibera, poi se uno ha presentato una mozione avrà dei contenuti da dire, si riferirà al dibattito, può anche leggerla per carità nell'intervento, non c'è nessun problema. Va bene, allora comincio a dare lettura della proposta di delibera che è uscita dalla Commissione. Allora, la Commissione è la congiunta qualità dell'ambiente urbana e mobilità, la Commissione lavoro e attività produttive, l'oggetto, chiusura domenicale al traffico di Corso Buenos Aires. Premesso che Corso Buenos Aires è un importante asse stradale ultimamente servito da due linee della metropolitana con tre fermate, nonché attraversato da altre linee di superficie lungo tutta la sua estensione. Nei giorni feriali il traffico automobilistico lungo il viale è molto intenso, rendendone molto difficile l'utilizzo da parte di ciclisti e pedoni, con effetti negativi anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e acustico. Una strada chiusa al traffico consente la mobilità in sicurezza di pedoni e ciclisti, a cui va data la priorità nell'utilizzo di spazi urbani come quelli stradali oggi concessionati dall'automobile. La chiusura domenicale al traffico favorisce un uso aggregativo, culturale e ricreativo della via, restituendo ai cittadini a ritrovarsi nel giorno di festa. Considerato che la chiusura al traffico di un viale quale Corso Buenos Aires, prevedendo anche la possibile realizzazione di iniziative di interesse generale, lo renderebbe luogo di attrazione culturale e turistica, un fatto di dinamismo anche economico. E la chiusura da piazzale Loreto a Porta Venezia consentirebbe a tutti, principalmente a famiglie con bambini, di raggiungere in bicicletta i giardini montanelli di via Palestro e lo stesso centro cittadino, percorrendo in totale sicurezza buona parte del percorso necessario per spostarsi dalle loro residenze, preso atto che i costi relativi alle tasse di occupazione del suolo pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse generale su una così vasta area sono oggi particolarmente onerosi. Per tutto quanto premesso e considerato, per restituire la via ai cittadini e perché sia possibile la realizzazione di iniziative di interesse generale, il Consiglio di Natale chiede agli assessorati dei settori tecnici competenti di effettuare uno studio che valuti la fattibilità della chiusura domenicale dei veicoli a motore lungo tutto il Corso Buenos Aires, da attuare con un processo graduale che inizi con una sperimentazione, la cui durata, a seconda di quali criteri sarà oggetto dello studio, che preveda la chiusura da una domenica al mese, considerando gli impatti in termini di viabilità e costi necessari, e coinvolgendo nella valutazione tutti i soggetti interessati, quali assessorati, uffici tecnici competenti, presidente del Consiglio di Zona 3 e relative commissioni competenti, polizia municipale, associazioni di commercianti, di cittadini e realtà culturali e artistiche presenti nell'area interessata. Chiede la gratuità per l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per la realizzazione di iniziative di interesse generale in occasione delle eventuali domeniche di chiusura al traffico, che verificata la fattibilità della sperimentazione i soggetti interessati si riuniscano periodicamente per la valutazione, definizione e programmazione delle eventuali iniziative da realizzare. Grazie. Proporrei Boari se vuole leggere la sua mozione, così abbiamo tutti e due. È la 21. 18. Allora, devo... Non suggerire che sennò è un'offesa. Allora, do lettura, oggetto, mozione consigliere di Luca Guari, Corso Buenos Aires, a misura di famiglia. Premesso che Corso Buenos Aires nelle giornate domenicali presenta un traffico veicolare notevolmente ridotto rispetto al resto della settimana, considerato che le feste di via organizzate durante la scorsa amministrazione hanno sempre avuto un notevole successo in termini di presenza dei cittadini, considerato inoltre che le attività di ristorazione presenti hanno dato disponibilità a contribuire a promuovere la fruizione domenicale del corso attraverso l'organizzazione di eventi, considerato infine che l'assessore all'ambiente dichiarava lo scorso luglio che la sperimentazione dell'isola pedonale avrebbe avuto inizio a settembre,
settembre 2011, non 2012, si chiede a questa amministrazione di dare attuazione agli impegni presi da un membro della giunta istituendo sperimentalmente l'isola pedonale domenicale in corso Buenos Aires per favorire una soluzione da parte delle famiglie. Presidente, vorrei solo aggiungere che questa era una mozione urgente presentata a 1.12. Secondo lei e la sua maggioranza questo tema non era urgente, salvo il fatto che dopo un mese avete assegnato al Presidente della Commissione Ambiente il compito di vacanze di scrivere una proposta di delibera presso il piano analogo. Prego, Viola. Grazie Presidente. In commissione ho espresso fortemente il mio parere contrario e ho il piacere di aver letto oggi, casualmente questa mattina, sul sito del consigliere Mariani esattamente l'obiettivo che era e che noi dicevamo fosse stilato in questa mozione proprio sul suo sito. Mi permetto di leggere, è un sito pubblico, ci potete andare tutti, insomma il sito del nostro consigliere Mariani conosciamo. Verrà a breve votata in consiglio di zona una delibera sulla chiusura domenicale di Corso Buenos Aires, quindi ovviamente si riferisce in merito a questa, non si può scherzare al riguardo. L'orientamento generale per un'iniziale chiusura una volta al mese da estendere progressivamente a tutte le domeniche del mese. L'obiettivo è quello della creazione di una grande isola pedonale congruente al fatto che con l'istituzione di area C il traffico radiale dovrebbe sempre più ridursi. Ora, poi ovviamente continua, no, vado avanti, lo legga lei, dico il mio intervento. Silenzio. Parole, recupero il tempo, Presidente, queste parole sono assolutamente chiare e spiegano in maniera veramente cristallina l'intento di questa mozione, quello che viene velato, viene detto velatamente in questa mozione. Partendo dal presupposto che, Presidente, poi inoltre con 5 minuti, non 3, comunque partendo dal presupposto che da un punto di vista viabilistico la chiusura di una domenica o tutte le domeniche di Corso Buenos Aires ha un impatto notevole sulle vie adiacenti, come sempre si può verificare una volta ogni tanto quando l'associazione Ascobaires fa una manifestazione, splendida manifestazione, che può andare bene una volta ogni tanto, ma regolamentarlo come periodico, addirittura ad arrivare al punto di questa sperimentazione, di chiedere che poi in futuro si abbia 4 domeniche chiuse su 4 con l'idea di pedonalizzare Corso Buenos Aires, vuol dire per me vivere nella irrealtà. Detto ciò, comunque sia, e visto che è assolutamente interessante verificare da chi è arrivata questa proposta, questa è una proposta, come si sa assolutamente perché è stato messo sui giornali prima dell'estate, è una proposta del comitato Venezia Buenos Aires, è una proposta che ha anche spalleggiato l'assessore Maran, riunitosi all'Hotel Galles, non è assolutamente un segreto di Stato. È però strano che da una richiesta proprio del comitato cittadino Venezia Buenos Aires, Presidente, però Venezia Buenos Aires, faccia rispettare l'ordine, però io non so cosa faccio. Il comitato cittadino Venezia Buenos Aires aveva fatto una richiesta di chiusura della domenica il 29 di gennaio. Questa chiusura del 22, richiesta il 22 dicembre è stata concessa dall'assessorato di Maran il 24 di gennaio. Caso strano proprio è che probabilmente perché non erano riusciti a organizzare niente, tanto che queste domeniche servono ogni giorno, ok? Che il 27 gennaio, quindi 3 giorni dopo, c'è stata l'ordinanza di revoca della precedente. Questi sono atti pubblici all'albo pretorio, ok? Detto ciò, comunque sia, io personalmente sono fermamente contrario, anche perché, come è stato detto in commissione da Franco Catalano, che è il vicepresidente dell'Ascobaires, associazione riconosciuta dall'Unione del Commercio, e non parla a titolo personale, i commercianti gradirebbero essere chiamati prima a discutere queste cose, non dopo l'avvio di una sperimentazione. Per dire al Presidente che lei ne sa, oggi ha ricevuto un'email, ero in copia anch'io, quindi la leggo tranquillamente, il Gabriel Mennaggi, Presidente di Ascobaires, ha scritto: caro Presidente, informalmente ho saputo che come Consiglio di Zona 3 avete sostenuto che il Vicepresidente di Ascobaires, Franco Catalano, avrebbe parlato a titolo personale e non in rappresentanza del titolo che ricopre. Questo l'abbiamo detto alla Capigruppo. Vi preciso che il signor l'ha detto il Presidente Rovelli, il Presidente del gruppo IPD, quindi la smentisco, Presidente.
Vi preciso che il signor Franco Catalano è un mio delegato e rappresenta a pieno titolo l'associazione Ascobaires. Ribadisco, come concordato nel nostro piacevole incontro di giovedì 26 gennaio, che su tale iniziativa il Consiglio di Donatelli e gli assessori competenti, per quanto riguarda la sessione Ascobaris da me rappresentante, è necessario che si confrontino, oltre che con noi, soprattutto con l'Unione del Commercio. È altresì notizia di oggi pomeriggio che l'Unione del Commercio, da parte del direttore e del responsabile istituzionale, ha inviato un'email agli assessorati competenti chiedendo formalmente, facendo riferimento alla delibera di oggi, chiedendo formalmente che, come stabilito a dicembre, si discutesse prima con l'associazione Unione del Commercio su queste delibere di impatto così grande nei confronti dell'asse viario più grande d'Italia, se non d'Europa. Detto ciò, io ritengo assolutamente sbagliata la procedura e il metodo che si sta utilizzando, e avevamo chiesto in commissione, lo ribadisco, di ritirare questa mozione, di ritirare questa proposta di delibera e di fare un tavolo con tutte le organizzazioni necessarie affinché la riuscita di queste domeniche a piedi funzioni realmente e non, come visto con gli altri del comune, si diano le autorizzazioni e si revocano i 3 giorni dopo. Grazie Viola, prego Re. Allora, io invece faccio una dichiarazione che poi è anche una dichiarazione di voto, così tagliamo corto con i tempi. Allora, io invece mi espongo a favore di questa delibera, perché secondo me ora cominciamo ad usare questa città con una viabilità diversa, cercando di favorire quelle mobilità che, mobilità lente, pedoni, ciclisti e tutto quello che non è l'autoveicolo, anche perché questo Buenos Aires può essere sfruttato tranquillamente e si possono fare acquisti tranquillamente, anzi forse meglio, con la metropolitana, a piedi e con la bicicletta. Quindi assolutamente siamo a favore di una proposta ciclica una volta al mese come sperimentazione. Credo sia importante coinvolgere comunque l'associazione dei commercianti perché operano sul territorio, però credo che questo sia un progetto da portare avanti assolutamente per ridare un po' la città ai pedoni, ai ciclisti e ai suoi cittadini, oltre che alle macchine, visto che sembrano i padroni della sua città ultimamente. Grazie a lei, prego Papale. Grazie Presidente, io volevo presentare un emendamento, lo leggo prima le istituzioni e poi leggo il paragrafo come risulta, così è più chiaro. Quali due? Dopo alla proposta di delibera. Dopo il Consiglio di Zona 3 chiede agli assessorati e settori tecnici competenti alla prima riga di eliminare dall'inizio fino a della e sostituire con la. Alla seconda e terza riga eliminare dalla cui durata fino a dello studio. La quarta riga eliminando. Se parla per piano, dopo lo rileggo tutto. Prendi fiato. La quarta riga eliminando la parola considerando e sostituendola con che servirà a verificare e la parola E. Dunque il paragrafo risulta così. La chiusura domenicale ai veicoli a motore lungo tutto corso Buenos Aires, da attuare con un processo graduale e che inizi con una sperimentazione. Fermate. Allora, adesso. Perché non ho capito questo passo. Il Consiglio di Zona 3 chiede agli assessorati, quello lì rimane. Sì, ai settori tecnici competenti, sì. La chiusura domenicale ai veicoli a motore lungo tutto corso Buenos Aires, da attuare con un processo graduale e che inizi con una sperimentazione che preveda la chiusura una domenica al mese, che servirà a verificare gli impatti in termini di abilità e costi necessari, coinvolgendo nella valutazione tutti i soggetti interessati, quali assessorati di qui in poi. Uguale, tranne all'ultimo paragrafo, sostituendo verificata la fattibilità della con anche dopo la. Grazie. Prego Cagnolatti. Grazie Presidente. Allora, io volevo dire che appunto nel momento di questa delibera ho espresso diverse perplessità in commissione e le rinnovo adesso, perché praticamente la chiusura per me di questo Buenos Aires domenica vuol dire l'intasamento delle vie circostanti, la gente che non potrà percorrere questo Buenos Aires per andare in centro andrà più tra le vie circostanti, via Andrea Doria, via Brianza, via Labruzzi, eccetera, e quindi ci sarà un trattamento. In più il fatto che la gente, alcuni dicono, i commercianti entrano in beneficio, perché non è vero niente, perché quando c'è stato il blocco del traffico, quei giorni di blocco del traffico, dati dell'Unione del Commercio hanno registrato una calata delle vendite del 30%.
Quindi sì, è vero, chi abita nelle vie circostanti, Corso Buenos Aires, quindi corso chiuso, magari andrà a fare acquisti, ma chi viene da tutta Milano per andare con il Corso Buenos Aires a fare acquisti, naturalmente non ci andrà, perché se la via è chiusa non posso parcheggiare la macchina, non posso fare acquisti, io non vado in quella zona per acquisti, vado da un'altra parte dove trovo parcheggio, quindi questo è proprio. In più l'inquinamento, come per quanto riguarda l'area C, aumenterà. Perché aumenterà? Perché in centro con l'area C è vero, ci sono meno macchine, è indubbio questo. Ma nelle vie circostanti, nella circolazione è tanta. Io ho un sacco di persone appunto che sono disperate, perché mentre prima impiegavano mezz'ora per esempio per attraversare la città da una parte all'altra, ora impiegano magari un'ora, quindi inquinano per mezz'ora di più, quindi l'inquinamento è aumentato. C'è un ingorgo nella circonvallazione ai nostri dell'area circolazione interna, e quindi è un provvedimento che non è che ha portato un danno alla città, ha portato secondo me un fatto positivo solo per quanto riguarda le entrate per il comune che sono aumentate, ma dal punto di vista di traffico e di smog sicuramente ha paralizzato i territori che sono al confine con l'area C. E quindi questo provvedimento non dico che sia l'equiparazione con dell'area C, ma sicuramente vantaggi ai commercianti o vantaggi in termini di aria pulita eccetera non ce ne saranno, perché si va a intasare tutta la zona che circonda. Grazie Cagnolati, prego Mariani. No, semplicemente voglio dire, chiaritevi un po' le idee, perché abbiamo chi c'è tra di voi che ci dice che alla domenica c'è traffico. Presidente, ma è la replica? No, non l'ha presentato Mariani. L'ha presentata Monzi. Quindi voglio dire, chiariamoci le idee, perlomeno chiaritevi le idee, perché qua leggo nella mozione di Bissolati, non interrompiamo, essere un po' più tranquilli. Allora non interrompiamo. Leggo qua che nella mozione del consigliere Guari ci dice che nelle giornate domenicali presenta un traffico veicolare notevolmente ridotto rispetto al resto della settimana. Le Cagnolati ci ha appena detto che invece di domenica c'è comunque il traffico e quindi va delle tutte le strade laterali. Cioè proprio mi sembra esattamente che non abbiate. Silenzio, Cagnolati, non è la parola. Sembra proprio che non abbiate invece un'idea proprio di quello, neanche di come fare le posizioni quando sono tradite. Il ritiro delle mozioni precedenti. Detto questo, le due mozioni sono estremamente, la mozione di Guari, quella invece della nostra delibera, sono totalmente diverse, l'approccio è diverso. Qua nella sostanza della mozione di Guari sostanzialmente si pensano alle classiche feste domenicali di via con le bancarelle e i gonfiabili per i bambini, per carità. Fino adesso, ma stai sognando! Ancora, lei non può intervenire, non ha la parola. Ancora, io prometto che in questi 4 anni non lo interromperò mai. Lei, però, no, ma quando lei dice cose che non sono vere. Sì, ma non può intervenire se non ha la parola, non è un bar il consiglio, che ognuno può parlare quando gli va. L'approccio ristretto che ho dimostrato verso questa tematica si legge proprio nella semantica di quello che scrive. Che le feste di via organizzate durante la prossima amministrazione. Noi non stiamo parlando di feste di via, non stiamo parlando con la chiusura domenicale di organizzare feste di via. Si può anche pensare a una città in cui la chiusura domenicale è fatta per un'utenza che non necessariamente deve trovare le bancarelle. Può essere un'utenza sociale, dove ci sono le associazioni che espongono la loro attività, dove si va in bicicletta tranquillamente anche nel silenzio. Detto questo, è molto importante sentire come la pensano i commercianti, perché sono gli attori principali della grandezza di Corso Buenos Aires, ma stiamo parlando della domenica. È possibile che su 7 giorni almeno uno possa essere studiato in funzione delle esigenze dei cittadini che non necessariamente sono in contrasto con quelle dei commercianti? Cominciate a imparare anche voi a guardare un pochettino più avanti a pensare a una città diversa da quella che ci avete consegnato. Prego Bissolati. Prego, Bissolati. Grazie Presidente. Due cose. Allora, ho un intervento pre e uno post emendamento presentato, perché insomma non è un emendamento da poco quello che ho presentato. Allora, innanzitutto, ancora una volta, questa maggioranza, questo governo di zona 3, sulle questioni importanti delega il Comune.
cioè non si assume lui una responsabilità di guida sul proprio territorio. Ora, è capitato sui parcheggi, dovevamo fare chissà che cosa, poi alla fine ha deciso che la Castellana, perché realismo politico vuole che era la Castellana, quindi non si è capito tutto il cinema fatto, tanto ha deciso l'amministrazione centrale, su una cosa che parte, sembra dalla zona 3, ma poi in realtà sappiamo bene che non parte dalla zona 3, come ha detto il consigliere Viola, ma parte da promesse, idee, teorie di altri, che sono guarda caso già assessori. La zona 3 che cosa pensa di fare? Scrive il consiglio di zona 3, chiede agli assessori e ai settori tecnico-venditi di effettuare. Cioè non si pone lei come attore principale di un'azione che coinvolga anche gli assessori. Delega, decidono loro e io chiedo solamente questo. Io non mi prendo nessuna responsabilità. Primo, che non disturbiamo chi guida la città. Questo è il messaggio che io leggo da com'era inizialmente questa mozione. Io mi domando quando mi arriveranno le deleghe, se mi arriveranno, le stiamo ancora aspettando perché siamo... Arriveranno, dici, eh? Prima o poi? Ok, esatto. Io mi domando se foste a guida di una municipalità come volete, che razza di responsabilità vi state preparando a prendere. Se le date tutte in mano, così, ad occhi chiusi, non chiedete neanche di valutare lo studio di fattibilità per capire. Voi chiedete una sua affidabilità ad altri, non chiedete nessuna responsabilità a voi e poi che comunque si faccia. Noi gli siamo indifferenti. E questa era prima, la parte successiva sinceramente io non vi capisco. Cioè, siete maggioranza, qualcuno ci ha detto che noi non abbiamo le idee chiare come opposizione, ma voi come governo, scusatemi, fra dire che c'è uno studio di fattibilità da effettuare, che almeno fa capire banalmente quanto traffico c'è e che fine farebbe quel traffico, voi non lo fate, voi prima fate partire che le domeniche, stando a quanto è l'emendamento proposto, e poi intanto si studia il casino che c'è intorno, come organizzare l'impatto economico, quanto costa fare questo non si fa, si fa in itinere. È evidente che l'intenzione, come è apparso anche sui resoconti dell'incontro, come pare che abbia detto il presidente di zona, riporto notizie che sono stampa, apparso sulla stampa, che ha già dato per scontato che questo commissario sarà comunque chiuso, indifferentemente da come vada questa sperimentazione, ben venga quindi l'onestà dell'emendamento di Papale che dice visto che va fatto lo facciamo subito. È una follia, perché chiudere il corso Bonesai senza fare neanche una sua visibilità, che almeno le persone che ragionevano, presenti nella maggioranza, hanno quantomeno cercato di fare, raccogliendo anche degli spunti dell'opposizione, potrebbe avere un senso, perché adesso tutto quello che ho detto prima, e questo era anche un mandato che verso Boari, che cosa che proponeva lui. Da parte vostra, sinceramente, come forza di governo, è l'ennesimo flop. Non siete coesi, avete evidentemente idee diverse sulla città, questo è un dato di fatto, è inutile stare a nascondersi, ma su 50.000 cose, dalla sicurezza, dal verde, dall'ambiente, che dai parcheggi, su tutti siete spaccati in due, cercate di fare delle cose finché potete, le tenete dentro, e poi fate questi pastrocchi. In questo modo non governate, non siete capaci di governare ed è evidente, ritorno a dire, la spaccatura che è al vostro interno. L'emendamento presentato da Papale, adesso voglio vedere voi che cosa votate, se votate Papale o votate il vostro presidente di commissione che ha presentato una delibera in questo modo. Grazie. Grazie Bissolanti, prego ancora e prego di non interrompere, di non fare come fa ancora. Prego. Alla parola. Siamo al bar. Allora, questa è la presidente della commissione. La commissione è stata molto dibattuta e c'era anche la presidente dei commercianti e specificatamente il vicepresidente dell'associazione Ascobaris. Non c'era nessuno che rappresentasse Buenos Aires, mi pare. Non c'è nessuno, e quindi nell'assenza di qualcuno di questa associazione, qualcuno della maggioranza ha detto sì, ma l'altra associazione è favorevole, sempre menzogne, non si riesce mai a avere veramente una cosa vera, limpida, se non c'è uno, ma tanto era favorevole a quel che diciamo noi.
così è stato detto. Prima cosa, andiamo avanti. Allora, prima cosa, io dico al consigliere Mariani, che è fuori, è andato a fumare, ma magari non sa che il consiglio è qua e torna. Fumare fa male, consigliere Mariani, temo per la sua salute. Volevo dire che, allora, come hanno detto giustamente i miei colleghi, non siamo in un regime. Se il consigliere Boari ritiene giusto una cosa, è una posizione sua. Noi tutta la posizione può ritenere anche diversa, cioè non siamo bulgari, come se bulgari è un complimento. Votate sempre contro le mozioni urgenti dall'opposizione, avanti, e se qualcuno sbaglia lo guardano male, quasi l'espulsione. Siamo sbagliati. Silenzio. Ecco, quindi non è, noi non siamo contraddittori, ognuno ha legittimamente il diritto di avere un'opinione. Le contraddizioni sono ben altre, è quello che vi stanno lacerando. La contraddizione è l'emendamento papale che sarei tentato a votare anche, per dimostrarvi che siete spaccati. Siamo bulgari, allora, sono spaccati. No. Ho detto di non interrompere. Silenzio. Siamo spaccati. Dei bulgari spaccati. Il peggio del peggio. Allora, poi, è vero che l'abbiamo detto in commissione. Questa è da registrare. Ci sono i marroni presenti, di quelli spaccati, sono così. Voi siete spaccati. Allora, è stato dimostrato in commissione con dei dati che c'è un intasamento e viene finito da Corso Monsale, che è pazzesco, con l'aumento dell'inquinamento, perché non è che le polveri sottili o l'inquinamento dice, beh, oggi, visto che è chiuso con Buenos Aires, c'è la polvere, io non vado in Corso, vado in Viale Gran Sasso, vado nelle altre vie limitrofe. No, la polvere è pervasiva, vi do una notizia. Se voi agitate uno straccio di polvere, vada per tutto nella camera, non è che cade soltanto dove l'avete avvicinato. Le polveri sottili sono pervasive, va bene? Quindi anche questo si può dire. Dopodiché, anche secondo Corsetti, dopodiché l'assessore D'Alfonso è l'assessore contro il commercio, perché lui si dovrebbe opporre, perché così si fa un grave danno al commercio di Corso Buenos Aires. Vado così, vado velocemente, signor Presidente, perché ho tre emendamenti da proporre. L'inquinamento, come è stato dimostrato nelle domeniche senza macchine, non è mai diminuito, quindi lo scopo a questo punto, io chiedo all'assessore Maran, che è stato un bravo consigliere di zona per due consigliature qua, qual è lo scopo? Che ci dite qual è lo scopo? Lo scopo, io la prendo dai giornali, leggendo la Repubblica, che non si vogliono far circolare macchine, questo è lo scopo. Ah, è vero, non è diminuito il PM10, dice Maran, però le macchine sono state ferme, abbiamo limitato le macchine, non so, quindi questo era il, come dire, l'obiettivo. A me sembra un obiettivo un po' strano. Noi abbiamo detto anche in commissione che la sperimentazione si va prima di fare qualcosa, nessuno sperimenta un farmaco e nel frattempo lo diffonde a tutta la popolazione, cioè qualunque sperimentazione va fatta prima, è preventiva e non consuntiva. Comunque vengo agli emendamenti. Allora, nel premesso che il signor Presidente della Commissione della delibera del Cimonzo, insomma della maggioranza semibulgara, premesso che io aggiungerei anche, proprio in virtù di quel che ho detto, anche se il rilevamento del valore del PM10 non è sceso durante la giornata a piedi, questo è un dato di fatto inconfutabile, non è un'opinione, quindi si deve mettere. Poi direi, sempre nel permesso che territorio del quarto comma, che dice la chiusura domenicale al traffico favorisce un uso aggregativo culturale e ricreativo della via, restituendo ai cittadini a ritrovarsi nel giorno di festa. Allora, se io chiudo una via della periferia, è sempre una chiusura di una via, ma non mi favorisce niente. Questo è già una cosa di per sé che non ha nessun, non sta in piedi un concetto di questo tipo. Non è una chiusura che favorisce l'aggregazione. L'aggregazione è favorita se ci sono all'interno
di una via chiusa al traffico degli eventi che favoriscono l'aggregazione, ma chiudere una via è semplicemente una chiusura di via, punto stop. Dopodiché, preso atto che manca una frase che è molto importante, signor Presidente, perché io preso atto che primo comma, i costi relativi alle tasse di occupazione del suo pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse generale su una così vasta area sono oggi particolarmente onerosi, io sono d'accordo sulla la frase, e aggiungerei anche in virtù degli aumenti applicati dalla giunta Pisapia che ha dato la definitiva mazzata ai costi dell'occupazione del suo pubblico. E oltretutto ci è venuto a dire un rappresentante delle feste di vie che con l'attuale nuovo costo dell'occupazione del suolo pubblico probabilmente non si faranno più 30 anni le feste di via a Milano. Io porto l'emendamento al tavolo. Grazie. Prego Cannolanti. Io non so rispondere a Mariani, che non devo chiedere delle chiarire a lui, perché io faccio parte di un'opposizione di un partito che è liberale, consigliere Mariani, quindi che giustamente il suo consigliere vuole parlare, vuole dire qualcosa, lo può dire tranquillamente, vuole presentare una mozione, la presenta, vuole presentare un documento, lo presenta, quindi sul proprio gruppo, perché noi siamo liberali, non come lei che è un partito che forse è un regime, perché io non sento nessun consigliere dell'opposizione parlare, parlo sempre in pochi, sempre i soliti, per farvi sentire qualche consigliere che non parla mai, magari cosa da dire, perché mi sembra strano che nessuno debba mai dire niente. Silenzio, non si risponde. Prego Santoro. Grazie Presidente. Io volevo continuare l'intervento del consigliere Viola. In realtà la parte che il consigliere Viola non ha detto era la più passosa del blog di Mariani. E praticamente diceva, leggo dei pezzi, quale luogo da vivere non solo in funzione dello shopping. Presidente? Vabbè, tanto io parlo con il consigliere Mariani. Consigliere Mariani, lo shopping va bene ed è deprecabile, la mentalità consumistica e tante altre cose, però forse bisognerebbe sottolineare che è la prima e una delle arterie più importanti d'Europa, forse può essere, probabilmente mi dicono la prima, ed è la principale di Milano e anche la più importante d'Italia, quindi io le chiedo veramente di non danneggiare commercianti, comunque non andare a creare implicazioni su quella che è la prima crisi d'Europa, cioè abbiamo un vanto a Milano, non lo distruggiamo. La seconda cosa che volevo dire è che dice, per fare tutto ciò tuttavia occorre riprogettare il corso Buenos Aires, introdurvi il verde. Ora, consigliere Mariani, quando consigliere Mariani, Mariani io parlo con lei, quando farà la replica io vorrei chiedervi dove lo vuole introdurre il verde. Ma la voglio fare la volta, Mariani l'ha scritto lui. No, è il presidente della commissione ambiente. Ho chiesto se il consigliere Mariani può fare una replica. No, la fa il presidente. Io vorrei l'intervento sulla delibera, così le posso rispondere. Silenzio, ci siamo capiti, non c'è bisogno, grazie. Ha ragione. Prego Santoro, concludo. Ha ragione, così non ci sarà più grazie Mariani. Sul blog di Mariani dice introdurre il verde. Allora il consigliere Mariani lo sa che hanno tagliato il verde e la consigliera De Luca non ha detto niente, la consigliera De Luca non ha detto niente, che hanno tagliato in cui uno con una motivazione vicino a Oberta, a cui una motivazione era intracciava. Ok, questa è la motivazione. Quindi io sì, non facciamo per favore dibattiti, per favore concluda Santoro, prego. Due minuti, che cosa? Vada, concluda. Sì. Prego. Sì. Adesso la mozione. Ovviamente, a parte la mozione. Allora, non si interrompa, per favore, questo vale per tutti, Rovelli, vale per tutti, non si interrompa. Prego. Grazie Presidente che ha riportato l'ordine.
Quando il consigliere Mariani è intervenuto, ha detto sulla delibera, sul suo blog, qui in aula, ha detto che l'opposizione non è capace di fare l'opposizione. Va bene, consigliere Mariani, questa è una dichiarazione, insomma, non molto simpatica. Io sono qui, l'altra volta ho proposto degli emendamenti, sto dirigendo strumentali con un'affermazione poco chilice, ma fa niente. Comunque sono qui, presento gli emendamenti, la bisogna rispettare il lavoro dell'opposizione. Per quanto riguarda la mozione di Boari, ovviamente non sono d'accordo, penso comunque che Boari l'abbia presentato a titolo personale, io non sono per la penalizzazione di Corso Buenos Aires. Ok, grazie. Natale, prego. Grazie Presidente. Ci sono alcuni punti che mi piacerebbe toccare in merito a questa proposta. Visto che ho sempre abitato in via Morgagni e quindi ho risentito della chiusura di Corso Buenos Aires quando hanno costruito la metropolitana, e via Morgagni è diventata una zona dove